Ciao ragazzi, oggi recensiremo LG Optimus Chat, proposta entry-level del produttore coreano ed è il primo smartphone della linea Optimus ad essere dotato di una tastiera fisica QWERTY. Si tratta di un prodotto che costa 199 € ed è rivolto al pubblico giovanile, un po' come il suo fratellino Optimus Life. Come Optimus Life possiamo notare ha le dimensioni molto simili. Ossia 108 mm di lunghezza, 59 di larghezza e uno spessore di 16,2 mm, quindi un pochino cicciottello, un po' tondeggiante come estetica, però appunto dobbiamo considerare appunto la presenza di una tastiera fisica QWERTY, quindi un po' lo spessore è dovuto a questo. Il peso è di 122 grammi, quindi molto leggero. I materiali praticamente sono totalmente in plastica. Una plastica un po' economica, dobbiamo comunque considerare la fascia di prezzo che stiamo analizzando, però non è, devo dire che comunque lo trovo di buona fattura. Sembra la tastiera è molto ben fatta, il meccanismo di apertura e chiusura è comunque molto solido ed è molto facile anche, diciamo, da aprire e chiudere con una sola mano, quindi comunque dal punto di vista della costruzione si difende molto molto bene. Guardiamo un pochino nel dettaglio. Allora, nella parte di destra abbiamo il bilanciere del volume, in quella superiore il jack a 3,5 mm per l'ascolto di musica o conversazioni con viva voce o radio FM tramite le cuffie. Sul lato sinistro niente. Sulla parte inferiore la porta micro USB. Sul retro abbiamo una fotocamera da 3 megapixel. Scatta buone foto, almeno sempre considerando le fotocamere che sono montate su dispositivi da 200 € in giù. Non ha purtroppo l'autofocus né il flash, però del resto devo dire che scatta molto velocemente le foto. Sulla parte, diciamo, frontale abbiamo l'unico altoparlante, comunque molto forte, molto potente, di ottima qualità. È lo stesso altoparlante che troviamo anche su Optimus Life, che mi aveva stupito. Infatti, si riconferma in questo chat, veramente molto valido. Quindi, il suono è molto potente, è pulito. I toni sono caldi, quindi nessun problema né durante conversazioni in viva voce o in conversazioni normali, ma anche in ambiti multimediali quali ascolto musicale. Veramente ottimo dal punto di vista telefonico e dal punto di vista, diciamo, dell'audio, questo chat. Ovviamente andiamo sulla tastiera fisica, disposta su ben 4 linee. Tasti tutti separati, quindi non abbiamo problemi di pigiare un tasto piuttosto che un altro, perché appunto sono tutti separati. Abbiamo sia i tasti pugno in prima funzione e in seconda funzione, però abbiamo anche alcuni tasti personalizzati come tasto menu, scusate, back menu e microfono per impartire comandi vocali. Ah, ovviamente si scrive molto molto bene. Forse chi ha mani un po' grosse avrà qualche problemino, perché comunque i tasti sono un po' piccoli. Chi ha mani medie come le mie, nessun problema. Oppure chi ha mani piccole, come si presuppone il pubblico, appunto il giovanile a cui è rivolto, non avrà nessun problema. Comunque si scrive veramente per una buona tastiera fisica. Display da 2,8 pollici, risoluzione QVGA, quindi 320x240 pixel, mi pare 265.000 colori, quindi un pannello un po' a bassa definizione, però comunque devo dire che si comporta molto bene. È molto luminoso, diciamo. Poi il touch è di tipo capacitivo, buona reattività. Adesso non so se si vede, però io ho comunque una pellicola protettiva applicata che non ho rimosso, perché comunque il chat è di proprietà di LG, quindi non mi permetto. Quindi probabilmente anche togliendo, diciamo, questa pellicola protettiva, la reattività migliora ulteriormente. L'hardware sotto la scocca è
un chipset Qualcomm MSM7227, quindi lo stesso dell'iPhone, lo stesso ormai utilizzato su prodotti di fascia già medio-bassa. Quindi è un processore ARM 11 a 600 MHz, 256 MB di RAM, GPU dedicata Adreno 200, 512 MB di ROM, però mi pare circa 150 sono quelli effettivamente liberi al primo avvio per l'installazione di applicazioni. A bordo abbiamo Android 2.2.2 Froyo, quindi una versione abbastanza recente, ed abbiamo la presentazione classica di LG, ossia l'interfaccia Optimus 1.0. Si tratta di una UI comunque non invasiva, è molto rapida e veloce e aggiunge alcune funzionalità come la possibilità di creare categorie, eliminarle, spostare gli elementi dove vogliamo. E disinstallare velocemente le applicazioni senza passare menu su menu, diciamo. Poi ovviamente abbiamo i widget, ad esempio questo è quello dei segnalibri, questo è quello della musica, il calendario. Abbiamo i soliti tasti, scusate, widget dei social network, ma sono quelli di base. Poi abbiamo il meteo. Senza animazioni, però resta comunque molto carino e dettagliato. Ovviamente vi faccio vedere, comunque abbiamo molti widget che possiamo ulteriormente inserire. Ad esempio, il calendario abbiamo visto, comunque le cornici, i doppi orologi, il market. Vi faccio vedere qualche orologio molto carino, ce ne sono ben 14. Poi abbiamo il digitale, la radio FM, i segnalibri, un po' tutto, diciamo, abbiamo molti, molti widget. Questo è il task manager per poter killare velocemente le applicazioni per poter liberare ulteriormente la memoria. Guardiamo magari un po' il lato, diciamo, fotografico. Le impostazioni sono le stesse dell'iPhone, ossia i settaggi. Questo praticamente è lo zoom, l'esposizione, ovviamente gli effetti classici, sepia, solarizza, acqua, off, oppure la possibilità di settare al meglio in base alla risoluzione, all'ISO fino a 400, il bilanciamento del bianco, il timer per l'autoscatto, la qualità che incide sulla compressione delle immagini e le classiche impostazioni. Ovviamente possiamo fare anche filmati. Anche qui abbiamo le varie impostazioni e i filmati sono fino a 640x480 pixel come risoluzione, a cui possiamo applicare gli effetti e decidere la qualità dei filmati registrabili. Guardiamo un pochino la galleria, quindi alcune foto effettuate. Le foto, ripeto, vengono piuttosto bene, sempre considerando comunque che parliamo di fotocamere montate su dispositivi sotto i 200 euro. Ovviamente doppio tap e pinch to zoom presenti. Questo è un video. Ovviamente, come tutta la serie Optimus, supporta anche i DVX, quindi riesce tranquillamente a leggere tutti il formato AVI, quindi DVX, XIV, qualsiasi
formato vogliate fare di leggere, appunto, quindi molto buono. E la Roots è molto fluida. Troviamo ovviamente diverse applicazioni di LG come App Advisor, che ci suggerisce ogni settimana, mi pare, 10 applicazioni. Adesso ci sta mettendo un pochino, forse ho qualche problema di rete, vabbè, comunque l'avrete visto già sul live. Poi, come dicevamo, appunto, l'applicazione App Manager per poter disinstallare le applicazioni oppure killarle. Anche questo sta dando un pochino di problemi. Ah, ecco. Eccolo qui. Oppure possiamo poi disinstallarle direttamente da qui. Ovviamente presente il GPS, la possibilità di scambiare i file via Bluetooth. Abbiamo una suite di Office, Free Office, quindi possibile leggere e modificare documenti Excel, Word, PDF, quello che vogliamo. Passiamo a vedere come si comporta la tastiera fisica. Scriviamo un messaggio su questa nota, diciamo ciao da Matteo, come va? Come si può notare, si scrive molto molto bene, si scrive veloce, è comodo, non si sbaglia, diciamo, a pigiare un tasto piuttosto che un altro, perché ripeto, i tasti sono separati. E inoltre volevo far vedere anche una piccola utilità riguardante gli accenti. Ad esempio, se noi tocchiamo per qualche attimo là, avremo direttamente la accentata, idem per la E ed altri, diciamo, caratteri accentati. Questo è un tipico approccio, diciamo, che hanno tutte le tastiere fisiche ma anche virtuali, però in quei casi o comunque in altri casi ho notato al pigiare per qualche attimo sempre da là il mostrare, diciamo, una finestra virtuale con tutte le A accentate, e a quel punto noi dovevamo scegliere la di nostro, diciamo, gradimento. Questo io lo trovo abbastanza inutile, ma trovo più intelligente l'approccio di Optimus Chat, che se la tastiera è settata sull'italiano scriverà direttamente l'accento in base all'alfabeto italiano, comunque alla grammatica italiana. Ovviamente, se noi vogliamo passare nella classica modalità in lingua inglese, possiamo farlo molto velocemente col tasto FN più mondo, e switcherà, ci setterà la tastiera in inglese. Poi facciamo vedere magari un altro punto di forza della tastiera fisica, ossia la praticità d'uso. Ad esempio, noi vogliamo fare una ricerca, siamo che andiamo sul sito Android Geek, basterà aprire l'Optimus Chat e iniziare a scrivere Android Geek, e la ricerca universale, diciamo, partirà subito nel cercare all'interno dello smartphone oppure all'interno della rete internet. Ad esempio, andiamo su Android Geek, basterà sempre la A, ed eccolo qui, già abbiamo Android Geek tra le ricerche e possiamo subito andare a visitarlo. Quindi praticità assoluta garantita dalla tastiera fisica QWERTY. Ovviamente la navigazione web è un po' penalizzata, purtroppo ha il solito problema di tutti gli smartphone con schermi con risoluzione bassa, come 320x240 pixel, quindi la qualità non è molto elevata, però devo dire che comunque è godibile. Del resto è presente in pinch to zoom per zoomare, o comunque, come consiglio sempre personalmente, su smartphone così piccoli il doppio tap, che è molto, diciamo, più pratico. Setta, diciamo, il carattere alla perfezione in maniera ottimale per poter permettere di leggere senza, diciamo, perdere la vista, adattandola appunto alla colonna. Quindi navigazione web godibile. Non è possibile, diciamo, vedere video in flash o comunque visualizzare contenuti in flash, perché il processore ARM 11
diciamo così, è di classe ARM V6, è un processore un po' più vecchiotto che non ha la capacità di gestire il flash 10.1. Per simili capacità, una simile gestione servono, diciamo, processori come il Cortex A8, il Cortex A9 oppure il processore Scorpion, che per chi non lo sapesse è la CPU della piattaforma Snapdragon. Quindi assieme andiamo sul sito del Corriere dello Sport e vediamo che non è possibile, diciamo, visualizzare i tipici banner o video. Ad esempio, facciamo direttamente col tasto dedicato Corriere dello Sport. I comandi vocali sono recepiti perfettamente. Questa è la versione mobile. Anche qui, come vedete, è un po' risente della bassa risoluzione, non tanto nella visualizzazione mobile, però quando andremo a visualizzare in modalità desktop, quindi caratteri molto piccoli, bisognerà comunque zoomare per forza. Come vedete, non ci sono, diciamo, i classici banner oppure vediamo qui il classico punto di domanda che ci fa capire che il Flash 10.1 non è installato, ma non è appunto installabile. Comunque la navigazione, ripeto, è godibile. Passiamo adesso a vedere come si comporta l'altoparlante frontale nell'ascolto di un MP3. Quindi volume molto elevato, audio decisamente caldo nelle tonalità. Vediamo anche magari il viva voce 414. Quindi anche in via voce, come si può sentire, il volume è molto forte, quindi uno smartphone che dal punto di vista dell'audio, sia in ambito multimediale che nelle conversazioni con via voce o meno, si comporta ottimamente, quindi garantisce una pulizia audio ottimale, senza disturbi, volume alto, quindi soprattutto stupisce, diciamo, la qualità dell'unico altoparlante, veramente molto convincente. Purtroppo dobbiamo comunque sottolineare un paio di pecche, ad esempio la mancanza del sensore di prossimità, quindi quando saremo alle prese con una chiamata, con una telefonata, una conversazione, il display non si spegnerà, o almeno non alla vicina dell'orecchio, ma lo farà qualche secondo dopo automaticamente. E poi una pecca è la mancanza di LED di strada che purtroppo abbiamo notato in qualsiasi smartphone della linea Optimus. Sinceramente non sappiamo perché in nessuno smartphone è presente. LED di strada che è veramente una funzionalità molto comoda perché se noi siamo lontani dallo smartphone, ci arriva una chiamata, un SMS, una mail, ecco, poi al ritorno saremo costretti ad accendere il display per poterci accorgerci di ciò, cioè quindi praticamente non è molto immediato come approccio. Invece altri smartphone con LED di strato rendono immediato l'accorgersi appunto di queste chiamate o mail, eventuali SMS. Proviamo qualche gioco, ad esempio Fruit Ninja.
quindi molto piacevole anche giocare qualche volta a sbagarsi. Questo è anche grazie all'Adreno 200, che ha risoluzione 320x240 pixel, comunque si ben comporta. Però purtroppo dobbiamo evidenziare il problema dell'inversione degli assi, come capita in molti altri smartphone, quindi in quei giochi in cui ci troveremo, diciamo, a utilizzare il touchscreen in una maniera specifica, magari avvicinando i due pollici, avremo qualche problema. Comunque nel restante, diciamo, dell'utilizzo, il 99,9%, questo problema non si sente, anche come abbiamo visto nel pinch to zoom, quindi nel classico utilizzo multitouch per lo zoom di foto o pagina web, il problema non esiste. Poi facciamo vedere magari un emulatore del Nintendo, perché la tastiera fisica ovviamente ci consente un ottimo sistema di controlli. Fatto un po' fregare, però vabbè. Ovviamente non potevo far figura migliore. Comunque i giochi con emulatore si giocano molto bene grazie ai controlli fisici, quindi chi è un nostalgico come me si troverà molto bene grazie alla tastiera fisica. In definitiva, quindi, cosa dire di questo smartphone? È un prodotto che comunque risulta essere molto equilibrato, non gli manca assolutamente niente, è un po' tutto quello che deve avere uno smartphone avanzato di oggi, ha una buona reattività, ha un ottimo audio, sia per quanto riguarda appunto le chiamate, sia per quanto riguarda l'ambito multimediale. Ecco, magari pecca un po' per quanto riguarda la risoluzione, un po' bassa, però quello è il tipico problema che hanno tutti gli smartphone con la risoluzione QVGA. Manca purtroppo il LED di stato, abbiamo notato qualche volta qualche rallentamento un po' del sistema, che non avevamo notato sinceramente su Optimus Life, però devo dire che non è niente di grave. Comunque un prodotto molto molto ben fatto, con una tastiera fisica molto comoda, molto pratica, e quindi se Optimus Life era un prodotto ideale, un primo passo per poter entrare nel mondo Android, possiamo dire che Optimus Chat è un buon primo passo per entrare nel mondo Android, avendo però il piacere di scrivere con la tastiera fisica. E con questo è tutto, vi rimandiamo al blog androidgeek.it, un saluto da Matteo.